Per la serie Tuteliamo le minoranze, ecco a voi Guido Forti. Il suo è il team più piccolo del mondiale, quello anagraficamente più giovane e forse più squattrinato. Con un esercito di 40 persone, l'Alessandrino Forti va all'attacco del campionato con due piloti italiani, con una macchina modificata ma non nuova, sapendo che la sofferenza sarà una costante almeno nelle prime tre corse dell'anno. Poi, dal Nürburgring, le cose dovrebbero cambiare con l'arrivo della monoposto versione 1996. Ma il divario con i grandi resterà. Quanti motori riceverete dalla Ford? Allora, per la prima gara 6 motori e poi arrivare a 15. Quante scocche costruirete? 4. Quanti cambi? 5. Qual è il tuo budget quest'anno? Il budget è sofferto, molto sofferto, però riusciremo ad avere il necessario. Quanto ci vuole per correre in Formula 1? Tanto. Tanto non pensavo, perché se avessi pensato avrei risparmiato l'anno scorso. Quantifichiamo? Quantifichiamo, l'anno scorso ci è costato 21 miliardi. Quest'anno, siccome poi tante spese sono già state fatte, attrezzatura, mezzi, eccetera, eccetera, penso che sui 16-17 miliardi non siamo a posto. Siamo all'incirca 12 in questo momento. La di Forti è umile, povera di soldi, ma ricca di spirito, di immaginazione e di professionalità. Una dote che ad Alessandria hanno da insegnare a molta gente. E allora via, si parte, con il sorriso e a testa alta.